Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi dell'infiammazione del tendine d'Achille e di come venirne fuori. Non sono un medico, ma dopo varie prove ho trovato un metodo che considero molto efficiente ed efficace. La prima cosa da dire, purtroppo, è che bisogna immediatamente sospendere la corsa. Vi verranno anche dei sensi di colpa, ma considerate che la corsa prevede un grosso sforzo a carico del tendine che nel momento dell'infiammazione sicuramente è deleterio. Per lo stesso Questo motivo mi sento di sconsigliare tutti gli esercizi che prevedono un sollevamento sul tendine. Al contrario, invece, trovo molto utili gli esercizi che prevedono un semplice allungamento del tendine. Ora qui il punto è quanto devo allungare il mio tendine. Bisogna sicuramente uscire dalla zona di comfort, altrimenti l'esercizio non serve proprio a niente. D'altro canto, non bisogna entrare nella zona del dolore, quindi bisogna trovarsi in quella finestra fuori dalla zona di comfort, ma al di qua della soglia del dolore. Questa posizione potete tenerla per 30 secondi, potete aiutarvi con degli orologi che si usano per fare le ripetute o qualunque altro sistema, va bene. E dopo questi 30 secondi potete fare 30 secondi di riposo. Se non volete fare 30 secondi di riposo, potete usare questo tempo per fare lo stesso esercizio per l'altro tendine, che magari è sano, ma comunque un po' di stretching sicuramente male non gli fa. Ripetuto per 5 volte questo 30 più 30 secondi, considerate l'esercizio concluso. Un esercizio così definito va ripetuto almeno 3 volte al giorno. Poi, a seconda di quelle che sono le vostre sensazioni, potete calibrare la frequenza e l'intensità. Ora vale sempre il vecchio adagio: solo ciò che è misurabile è migliorabile. In altre parole, vogliamo prendere nota dei nostri progressi. Possiamo farlo misurando due variabili. La prima sicuramente è l'allungamento che siamo riusciti a raggiungere in centimetri. Un bel termine di paragone è l'allungamento che riusciamo a fare con il tendine sano, quindi possiamo vedere in percentuale quanto arriviamo vicino all'allungamento che riusciamo a fare col tendine sano. Un'altra misura interessante si ottiene picchiettando sul tendine con le dita, andando a sentire dove è il dolore e soprattutto l'intensità del dolore. Possiamo dare una scala da 1 a 5 e registrare anche questo valore. Questi esercizi potrebbero procurarvi, è quasi sicuro, un indolenzimento. E purtroppo qui la classica mattonella del ghiaccio non va bene perché ovviamente non riuscite a farla appoggiare contemporaneamente su tutti i lati del tendine. Molto meglio allora una borsa del ghiaccio. Eventualmente è molto utile allora immergere il piede nell'acqua fredda, nel bidet, in un secchio, tenerlo lì per qualche minuto. È un antinfiammatorio antidolorifico molto efficiente, gratuito e naturale. Tre regole d'oro poi dopo. La prima regola d'oro è quella di farvi guidare dal dolore per capire qual è la misura dell'allungamento corretto e eventualmente ricalibrare l'intensità e la frequenza degli esercizi. La seconda regola è non abbiate fretta. La fretta è una cattiva consigliera, non riprendete a correre troppo in fretta, non esagerate con gli allungamenti. La terza regola, la più importante, è abbiate costanza, non mollate mai. Fate almeno 3 sessioni al giorno con continuità, senza perdere un colpo. È ora giusto fermarci un secondo. Siamo usciti dalla nostra tendinite, non vogliamo più ricascarci. Pensiamo un secondo che cosa ci ha portato in questa situazione. Potrebbe essere stata una calzatura inadeguata, troppo dura, soprattutto sul tallone. Questa è una cosa da controllare bene. Oppure abbiamo esagerato con un sovraccarico, o siamo tornati troppo in fretta, abbiamo fatto un rientro affrettato da un infortunio. È importante anche la manutenzione, non bisogna soltanto correre, bisogna fare anche un po' di manutenzione. Ultimamente si è molto demonizzato lo stretching, c'è una giusta misura delle cose. Penso che un esercizio di allungamento di 30 secondi sia un esercizio che non vi provoca nessun danno. Al contrario, fa un'ottima manutenzione del tendine. Quindi fate questo esercizio, magari con frequenza minore, anche una volta usciti dall'infortunio.
Siamo ai saluti finali, vi ringrazio per il vostro tempo. Se vi è piaciuto il video, fate un bel like e iscrivetevi a questo canale. Buon tendine a tutti!